E se ne parla tanto in questi giorni, la scuola. Curioso, deriva da un termine che significa ozio, riposo, po'. È un diritto universale avere una scuola libera e aperta, e l'impegno per l'educazione e la formazione della persona è da sempre la prima sollecitudine dell'azione sociale dei cristiani. Perché? Perché la povertà originaria, origine di ogni povertà, è l'ignoranza. I dati dicono che in Italia, attenzione, Italia, patria della cultura, Dante, Michelangelo, Manzoni, circa un terzo della popolazione è analfabeta funzionale. Ci vuole troppo a spiegare che significa, andatevelo a cercare, ma si capisce già il problema. Ecco, non sarà anche questa un'emergenza a cui mettere mano? Purtroppo gli investimenti sull'educazione portano frutti nel periodo medio-lungo e questo ai fini elettorali non fa tanto gioco. Ma niente è pericoloso come l'ignoranza in azione. Au revoir.